Apple ha rilasciato per tutti il nuovissimo aggiornamento di iOS 16. Ora facciamo una piccola lista delle 10 novità più interessanti e poi a fine video vediamo anche le compatibilità, ovvero chi può aggiornare e chi invece viene tagliato fuori da iOS 16. Comunque, iniziamo subito con la novità più importante di tutte, la percentuale della batteria. È finalmente tornata la percentuale. Per attivarla è molto semplice, basta andare sulle impostazioni nella sezione della batteria e troviamo subito l'opzione. È un po' strana come funzione, perché come vedete non mostra più quanta batteria abbiamo con delle tacche che scendono. Si vede la percentuale, ma rimane sotto uno sfondo sempre verde fino al 20%. Dico 20% perché quando siamo sotto questa percentuale, e quindi quando la batteria si sta scaricando, si vedrà invece la classica batteria rossa, quindi come se fosse quasi finita e non più con lo sfondo verde pieno. Ovviamente questa non è la funzione più importante di iOS 16, ma appena l'hanno resa disponibile io l'ho subito attivata. Seconda funzione è anch'essa piccolina, ma in realtà è estremamente comoda, ed è la vibrazione con feedback aptico nella tastiera. Questa è una cosa che stavo aspettando davvero da una vita, perché gli iPhone hanno da anni una vibrazione fantastica che non sbaglia un colpo. Qualche smartphone Android si è un po' avvicinato negli anni alla qualità della vibrazione Android e su quelli ho sempre tenuto attiva la vibrazione durante la scrittura. Tornando però all'iPhone, la vibrazione sulla tastiera mi è sempre un po' mancata. Ho anche usato per un periodo quella di Google solo per avere la vibrazione sui tasti, ma poi l'ho tolta perché Google magari traccia un pochettino quel che scriviamo e non mi andava. Ora però la vibrazione sui tasti c'è sulla tastiera originale Apple, che per certo sappiamo essere una delle tastiere più attente ai dati. Comunque, vediamo la terza funzione, che è la lock screen, ovvero la schermata di blocco, che viene, non dico stravolta, ma è stata aggiornata davvero tantissimo, con numerose personalizzazioni e funzioni speciali. Andiamo con calma perché su questo punto c'è tantissimo da dire. Prima di tutto possiamo conservare e salvare diverse schermate di blocco, un po' come facciamo anche con gli Apple Watch. Basta tenere premuto sulla schermata di blocco ed ecco che appaiono tutte le nostre schermate salvate. La lock screen si può personalizzare su diversi punti. Prima di tutto sul font, perché ci sono 8 caratteri tra cui possiamo scegliere per rendere il nostro iPhone unico e personale per quanto riguarda l'orologio. Impostando poi una foto come sfondo, se il sistema riconosce che c'è un soggetto in primo piano, allora vi proporrà di posizionarlo leggermente al di sopra dell'orologio per dare un effetto di profondità molto carino e molto interessante. Vi ho detto che questo accade se il sistema lo riconosce, perché questa funzione non è disponibile soltanto per tutte quelle foto che facciamo con la modalità ritratto, ma praticamente con qualsiasi cosa, anche perché funziona sulle foto prese dal web. Il sistema è comunque in grado di riconoscere che cosa si trova davanti. Questa opzione però è disponibile soltanto quando non si usano i widget, e loro sono un'altra grande novità della schermata di blocco, perché sono molto simili alle complicazioni che abbiamo sull'Apple Watch. Abbiamo due formati, 1x1 e 2x1, e li possiamo posizionare su una griglia lineare con massimo 4 slot. Qui possiamo mettere molti widget, io ad esempio lo utilizzo con la batteria o il meteo, ma in realtà diversi sviluppatori possono realizzare dei widget per questa schermata. Google infatti ha già mostrato quelli che verranno utilizzati sulle sue app, come ad esempio anche Gmail. Per quanto riguarda invece i wallpaper, qui ce ne sono davvero tantissimi, perché Apple non ha fatto soltanto dei nuovi sfondi, ma è tutto molto dinamico, tutto personalizzabile, con quello ad esempio delle emoji, le sfumature di colore che sono vivaci, allegre o più tenui, poi gli sfondi della terra che secondo me sono molto molto belli perché ci mostrano la nostra posizione sul globo con tanto di movimento del sole, quindi con il cambio di notte e giorno. Insomma, teneteli sott'occhio perché hanno fatto davvero un ottimo lavoro. A proposito poi di sfondi, vi parlo rapidamente anche delle nuove funzioni di focus e di full immersion, perché quando si utilizza un profilo piuttosto che un altro si può decidere quale sfondo utilizzare. Immagino uno più sobrio e semplice, magari al lavoro, in ufficio, e magari invece la foto di un nostro familiare, un compagno, una compagna, una foto personale quando si sta in casa. Insomma, si può gestire tutto al meglio. In più ora c'è la modalità focus, che viene arricchita con dei filtri. Possiamo difatti ora entrare ancora più nel profondo e selezionare ad esempio nell'email da quali account non ricevere più la posta,
nei messaggi, da quell'account non si vuole ricevere nulla, o da quello invece sì, su Safari si possono invece selezionare alcuni tab da rimuovere, nascondere, oppure ad esempio anche attivare in automatico la dark mode o il risparmio energetico. Insomma, anche qua hanno fatto davvero un bel lavoro per dividere maggiormente gli scenari d'uso del nostro iPhone tra lavoro, famiglia, casa, ufficio, gioco e praticamente quel che si vuole. Quinta funzione e parliamo dei messaggi e delle mail. I messaggi sono stati rinnovati, ovviamente sto parlando di iMessage, e ora abbiamo la possibilità di modificare e eliminare un messaggio. Questo però soltanto se entrambi gli utenti usano l'ultimo sistema operativo. Non è difatti una funzione che viene riconosciuta da un vecchio aggiornamento. Le mail invece portano diverse funzioni semplici ma utili, come ad esempio la possibilità di ritardare l'invio di un messaggio, oppure quella di ricordarci di rispondere a una mail, o anche di chiedere nuove informazioni se non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Insomma, sono delle funzioni comode per chi ci deve lavorare veramente con le email. Sesta funzione e parliamo del test attivo, perché in realtà questa è una funzione del precedente aggiornamento di iOS 15, ma su iOS 16 viene messa sotto steroidi e diventa ancora più potente. Prima potevamo difatti selezionare il testo da una foto e copiarlo, ora questo si può fare da un video, si mette in pausa e lo si copia semplicemente. In più, se il sistema riconosce che c'è un soggetto principale nella nostra foto, lo possiamo prendere, il sistema in automatico va a scontornarlo e lo possiamo copiare ovunque. È un'operazione che avviene nell'immediato, non c'è il minimo tempo di caricamento e funziona davvero molto bene e non è una cosa che assolutamente mi aspettavo, anche perché lo faccio continuamente con Photoshop e questa è automatica. La settima funzione è sulle mappe, che diventano ancora più comode durante la navigazione, perché ora si possono inserire delle tappe intermedie durante un tragitto. Devo andare ad esempio da Verona a Torino, l'imposto, e poi posso anche dirgli magari di fare tappa a Milano, Bergamo o comunque qualsiasi altra città. Lui calcola il percorso, entra dentro, ti mette tutte queste funzioni un po' più comode per pianificare al meglio i viaggi. L'ottava funzione l'ho utilizzata tantissimo sull'iPhone ed è diventata molto molto intelligente con iOS 16. E sto parlando della dettatura, perché specialmente ora abbiamo la possibilità di andare a dettare un testo, quindi il microfono si apre, però nel mentre possiamo intervenire e modificare a mano con la tastiera, quindi aggiungere le frasi, modificare, senza che il microfono si spenga, e quindi riusciamo a fare dei testi molto lunghi e corretti, complessi, senza doverci tornare successivamente per poi modificarlo. Nona funzione e parliamo di Spotlight, la ricerca all'interno dell'iPhone, la ricerca più intelligente che ci sia. Si arricchisce ancora con tanti dettagli in più sulle nostre ricerche, sulle applicazioni, i dettagli che abbiamo sul nostro iPhone, e poi ora si può anche richiamare attraverso un piccolo pulsantino che si trova tra le applicazioni e la dock in basso, più comodo e più vicino al pollice. Decima funzione e sono le librerie condivise. Questa non la vedrete da subito, ma tra qualche mese, io l'ho inserita comunque perché so che tantissimi di voi guarderanno questo video tra un po' di mesi, quando l'opzione delle librerie condivise sarà già attiva. Ora, difatti, possiamo creare una libreria condivisa con amici e parenti. Praticamente è come se fosse una raccolta di foto, però composta dagli scatti di tante persone. Scenario in cui può essere più utile. Feste di compleanno, tutti fanno foto e video e piuttosto che stare lì a inviare una a uno per chat tutte quante le foto e video, con la libreria condivisa si mette tutto là dentro e tutti possono aggiungere, modificare o anche vedere le foto e video. Questa è una delle funzioni che mi è piaciuta di più. Siamo giunti alla fine e vediamo le compatibilità di questo iOS 16, su quali smartphone si potrà installare e dove no. Allora, sicuramente i nuovi iPhone 14 usciranno di fabbrica con questo aggiornamento, perché usciranno a brevissimo e sarà lì disponibile di default. Poi naturalmente gli iPhone 13, 12, tutte le varianti Pro, Pro Max, Mini e quant'altro, fino all'iPhone 8. Perché quest'anno vengono tagliati l'iPhone 6S e l'iPhone 7. In realtà viene tagliato un altro smartphone e l'iPhone SE di prima generazione. Questo perché comunque il nuovo sistema operativo iOS 16 si può installare sugli iPhone SE dalla seconda generazione in su, quindi seconda e terza. Insomma, quest'anno hanno tagliato due smartphone, l'anno scorso non hanno tagliato niente, però ci stava eliminare un po' di smartphone, perché sicuramente vanno a pulire molto il codice che non deve star dietro a quegli smartphone datati che
erano realizzati in maniera differente rispetto agli smartphone attuali, quindi gli aggiornamenti che tolgono un po' di smartphone dalla compatibilità fanno bene, specialmente a tutte quelle persone che negli ultimi anni hanno comprato un nuovo iPhone. Comunque questo era tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale di queste funzioni vi è piaciuta di più e noi ci vediamo a un prossimo video. Come sempre vi invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale perché supporta tantissimo il lavoro e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!